questo è il protocollo di notazione. Abbiamo qui tutti e 15 i subtest che compongono il test, sì, la scala intellettiva. Abbiamo l'indice di comprensione verbale che sommariamente vi descrivo, insomma, per ricordare che abbiamo ancora sì, qui. Diciamo, questo è ovviamente un dato più tecnico per chi usa la Wish, e può essere un dato così di comprensione così generale per chi è abituato a fare la valutazione, sa che quelli sono gli indici che bisogna andare a guardare, quelli che sono risultati significativi nella ricerca. E adesso esatto, questi, sì, giusto, sono... per sommariamente dire che la comprensione verbale può un po' identificare il ragionamento cristallizzato, mentre il ragionamento percettivo può corrispondere un po' all'intelligenza fluida del bambino, che poi noi andiamo, diciamo, a sommare per quello che riguarda il quoziente intellettivo inteso come fattore generale dell'intelligenza del bambino. Qui avevo anche esposto più o meno tutto quello che riguardava la somministrazione, no? Della scala in sé per sé, perché ho fatto quell'accenno al cristallizzato e all'intelligenza fluida, perché poi approfondiamo ulteriormente il dato derivato dalla scala Wechsler con le matrici di Raven che misurano l'intelligenza culture and language free, che diceva questa mattina la professoressa. Anche qui uno strumento utilizzatissimo in tutti i settori, uno strumento utile poi nella versione colorata per i bambini, perché è avvincente, perché è più facile. Ora vi faccio vedere di che si tratta. I bambini plus dotati lo risolvono mediamente in un tempo inestimabile, cioè non fai tempo ad accendere il cronometro, perché in meno di 5 minuti completano tutte le risposte. Le matrici sono queste, il compito è anche abbastanza semplice e intuitivo, no? Completare con la matrice mancante il tassello che viene presentato. Il lavoro con i genitori poi si sviluppa, diciamo, a partire da tutto un filone di ricerca che già in letteratura è stato ampiamente... Generalmente quello che ci diceva, quello che fanno nel laboratorio a Pavia è che utilizzano, no, come primo test, esatto, quello. Siccome lo fanno talmente veloce che neanche iniziano, si divertono, già finita, insomma. E per divertirsi come primo impatto, trovandosi in un'altra città, in un posto nuovo, iniziano sempre con questo test che il bambino fa veloce e poi passano. Esatto, qui rispetto al lavoro con i genitori riprendo un po' quello che dicevi tu prima, nel senso questo rapporto con il bambino è un rapporto, nel senso nasce all'interno di una relazione, quindi è difficile poi discriminare al di fuori di queste transazioni che il bambino ha con l'ambiente, cosa nasce prima e cosa, se è lo stile di accudimento o se è la risposta del bambino. Possiamo parlare più invece specificatamente di modalità tipiche di risposta del genitore al bambino e del bambino al genitore, cioè di interazioni. Quindi le modalità di cura ovviamente sono soggette a degli adattamenti, perché sono il risultato di processi transazionali multipli, e a partire da tutto questo che in letteratura è stato ampiamente sondato, ripeto, prima da una concezione molto monolitica di parenting fino a poi a un concetto più di nutrimento e cura, siamo arrivati a poter considerare tutto il patrimonio di informazioni che ci arriva dalla famiglia attraverso le scale self-report come importanti informazioni di, diciamo, di sondaggio, che poi possono essere suscettibili di ulteriori approfondimenti, appunto, in sede di colloquio, in sede di counseling. Questo poi lo determiniamo solo una volta individuato il percorso specifico di questo bambino. Il lavoro con gli insegnanti, anche qui, insomma, supportare i bambini in tutti i loro contesti di crescita. I bambini dotati sicuramente sono bambini un po' meno facili da gestire nel gruppo classe, indipendentemente dalle esigenze specifiche di ciascuno, questo perché hanno spesso quella curiosità intellettuale che è un po' difficile da seguire, no? Che a volte può sembrare irriverente, nel senso meno... meno consona nel contesto classe. Comunque, diciamo, questo è perché questo poi sarà arricchito dai lavori di Pavia, questo fa parte del nostro lavoro di base come centro di terapia,
parlo dell'aspetto anche di accreditamento, quindi bambini in convenzione, noi diamo comunque uno spazio al rapporto con la scuola, questo per tutti i bambini da sempre. Quindi quello che noi chiamiamo, ci sono proprio delle persone, dei terapeuti responsabili del servizio scuola, che quindi là dove c'è il GLH, ok, è d'obbligo, ma anche dove non c'è, la possibilità di fare degli incontri mediati con la famiglia per prendere, per riflettere insieme sugli obiettivi. E come nostra prassi terapeutica c'è la possibilità che le insegnanti una volta, una mattina a settimana, possono telefonare in sede dove c'è la referente per avere tutte le informazioni. Non ce lo siamo detto con tutti all'inizio, però questo è, quindi diciamo adesso questo lavoro sarà arricchito se le scuole entreranno in rete eccetera. Questo sarà soprattutto per ciò che attiene alla didattica, questo sarà assolutamente favorito. La cosa su cui, no, questo è importante dirselo perché in questi anni si è creata qualche confusione sul fatto che noi facciamo questa cosa del servizio scuola da 30 anni, da 40, perché abbiamo sempre considerato la scuola un punto di snodo fondamentale. E diciamo, non è che noi andiamo, perché a volte c'è un po' la fantasia dell'insegnante che uno faccia il piano didattico, non è questo il nostro compito. Il nostro compito è quello di aiutare a capire il bambino, di dare delle ulteriori informazioni, di discuterle insieme e magari ragionare insieme su quali sono le cose migliori da fare. Però diciamo, questo è tanto per avere chiaro anche il confine delle varie competenze e il rispetto del lavoro di ciascuno, perché gli insegnanti sono molto più bravi a fare le loro cose di quanto non lo sia l'altro operatore, quindi ognuno deve lavorare sulle competenze. Io devo mettere l'insegnante nelle condizioni che possa capire che a volte non ha gli strumenti per capirlo, perché non conosce quella patologia, allora si può chiedere a questo bambino fin qui, non andiamo sull'astrazione perché non ce la fa, facciamolo lavorare ancora sulle sequenze, altrimenti ai nessi logici non ci arriva. Questo è, come dire, gli restituisco il quadro cognitivo, poi dico a un bambino che bisogna, nel limite del possibile, di facciamolo uscire dalla classe con la scusa che bisogna appendere la cosa, andare dal bidello perché è un bambino che ancora non ce la fa, per esempio, a stare seduto per più di mezz'ora. Queste, che non è perché non ce la fa, perché non è educato, non gli hanno dato i limiti a casa, non ce la fa perché ancora la sua impulsività non è riuscita ad ottenere un controllo. Come diceva prima Maria Assunta, che questi bambini non si spengono praticamente, no? Che diceva dormono pochissimo, sono bambini che non si spengono perché hanno un livello di eccitazione mentale. Ma voi ce l'avete presente quando, per problematica o per come vi pare, perché c'è una cosa che vi è piaciuto tanto, il pensiero si fissa che uno non dorme manco se ti danno una botta in testa, no? Cioè la sera, se comincia a venire quel pensiero e uno pensa come lo può risolvere, come, cioè se la mente va in sovreccitazione non si riesce a rilassarsi per dormire. Quindi è come se questi bambini fossero sempre in quelle condizioni che noi raggiungiamo occasionalmente. Loro invece sono in uno stato di perenne eccitabilità, quindi, ma che non è un aspetto di disturbo, è disturbante per le cose, anche per le proprie mete, ed è disturbante per l'ambiente, ma non è la manifestazione di un disturbo, è la manifestazione di un funzionamento. E questa è la cosa che io, sulla quale voglio insistere tantissimo e per cui siamo in linea, ed è il nostro modo di approcciare sempre al bambino, alla patologia, cioè di vedere come processa quel bambino
bambino e di vedere le caratteristiche di funzionamento prima ancora di definirle patologiche, perché si possono fare degli errori su cui è difficilissimo tornare indietro. Stavo facendo l'accenno, e ora lo prendo e lo porto a termine, del bambino a cui era stata fatta la diagnosi di autismo, che ripeto non è perché c'è l'errore, però non bisogna avere fretta, perché quella diagnosi fatta così non è una cosa che si cancella in un minuto. Dei genitori che per un anno e mezzo hanno cercato di farsi una ragione che il loro figlio è autistico e gli è stato ampiamente documentato e spiegato dallo specialista di turno che il bambino non ce la farà mai, che si rassegnassero, che una vita normale non ce l'avranno mai, che non arriverà mai a livello, cioè gli hanno fatto tutto il resoconto di quello che non avrebbe mai potuto fare, e quindi questi genitori erano assestati su questo. È chiaro che quando io mi sono trovata cautamente a modificare la diagnosi è stato quasi una pugnalata, nel senso che ormai dopo un anno e mezzo erano assestati, e quindi la cosa più faticosa non è stato il bambino, il quale mi si è alleato da subito, ha capito che qualcuno faceva qualcosa ed è diventato bravissimo, permettendomi di far vedere ai genitori che era normale. Perché lì il primo che ha capito e si è agganciato è stato il bambino, per fortuna, perché la cosa difficile era far vedere, perché il genitore, è chiaro, aveva paura, no, di disilludersi nuovamente, cioè di creare un'illusione, ma mo chi è questa che mi smentisce una diagnosi che lo specialista e due specialisti mi hanno confermato? No, allora è chiaro che è su questo che io penso che sia dannoso, non il fatto che ciascuno di noi nella vita possa commettere anche un'infinità di errori, ma è l'atteggiamento che non permette ipotesi, che condanna, non cerca di capire, no? Perché quando io ho visto il bambino la prima volta, quanti anni aveva? Lui aveva avuto la prima diagnosi a 2 anni e mezzo, che è una cosa che io trovo assolutamente... No, ma si fa, guardate, è pieno di diagnosi di autismo a 2 anni e mezzo, che sarebbe corretto almeno aspettare 3. Però siccome ci avvantaggiamo pure i dislessici, li diagnostichiamo a 6 anni, così facciamo un anno prima, e così anche con l'autismo sta succedendo questo. E quindi, ma già a 2 anni gli avevano accennato che forse ce l'aveva, a 2 anni e mezzo è stato confermato, a 3 è stato confermato anche da un altro, quindi sono vissuti un anno e più con quest'idea, ormai aveva 3 anni e qualcosa, no? Perché mi ricordo che avevo fatto il conto, circa 1 anno e 4 mesi avevano convissuto con questa diagnosi. Allora qua non è che dice ma che non è contento il genitore. Un'altra madre mi ha detto, piangendo disperata, dice ma io non so se devo piangere, ridere. Ho detto signora, ma ho detto qualcosa che, cioè, che succede? Dice no, non so se devo piangere, ridere, sono disperata, contenta. Dice ma io ormai m'ero rassegnata che mio figlio era autistico, adesso lei mi dà sta notizia, io che faccio della mia vita, no? Devo rimettere tutto in ballo. E veramente piangeva, rideva, mi ha preso le mani, ci siamo, cioè un momento di, allora non sono cose, non è che dice scusi, guardi, lei col blu non sta tanto bene, è meglio che rifar guardaroba in giallo. Qui stiamo parlando di un'identità profonda, no? E di cosa significa restituire un bambino al genitore, e non, quindi è questo l'atteggiamento che noi condanniamo da sempre, che cerchiamo, e per questo ci fa piacere anche in questo ulteriore caso sottolineare, che dobbiamo avere una visione a tutto tondo, che per capire il bambino non dobbiamo parlare di queste difficoltà, come è stato chiarissimo nei discorsi della Zanetti stamattina, non è per fare l'elenco di quello che non va, è capire che quello che vediamo che non va è legato in realtà ad altro, quindi dinamizzare i dati per avere l'idea corretta del bambino, è questo il punto, no? Per cui quel bambino poi straordinario che dice non ti preoccupare mamma, adesso cambio vita, è chiaro che adesso
bisogna che ci occupiamo del fatto che non si faccia carico che se lui la deve cambiare per forza veloce così tutti quanti smettono d'essere depressi, perché è evidente che c'erano note depressive in questi genitori. Ma voi riuscite a immaginare un genitore a cui danno la diagnosi di autismo che non si deprima un po'? È stato faticosissimo, è stata la parte più difficile, è stato più difficile per il padre che per la madre, perché ognuno poi c'ha il suo carattere, ognuno c'ha i suoi temperamenti, ognuno c'ha la sua storia che anche incide, e comunque a lui gli aveva fatto una ferita profonda. E guardate cosa succede a proposito di intelligenza ed emozione: lui mi capiva. Ma poi, finita la seduta, andava da lei e dice: ma hai capito che ci è capitato? Che non sembrava, sembrava, dice, è una cosa nuova, che ti hanno cambiato diagnosi. No, cioè, quando si lamentava stava nell'immagine di prima, cioè emozione e cognizione. Non è assolutamente vero che siano necessariamente integrate. E c'è un'altra cosa che voglio dirvi come dato estremamente importante, che noi abbiamo già evidenziato nella ricerca sui disturbi di apprendimento. Visto che stiamo parlando di plus dotati, ci pensavo ieri mentre tornavo in macchina, ragionavo su questa cosa dell'intelligenza, perché noi abbiamo, cerco di dirlo proprio semplicemente con pochi dati, siamo andati a valutare l'attaccamento dei bambini con disturbo d'apprendimento per vedere se c'era un'ansia legata al fatto di non essere bambini sicuri. E quindi abbiamo fatto il SAT, è il test che si fa per l'attaccamento dei bambini. Ora, questo test, che è fatto di immagini con situazioni di separazione sempre più forte, non so, la prima è papà e mamma escono stasera, che farà il bambino, che dirà il bambino, no? Poi e papà e la mamma vanno fuori sabato e domenica, che dirà il bambino, vanno fuori una settimana, no? Cioè complessità crescente, diciamo. E questo si fa diviso in due filoni, cioè cosa dirà questo bambino ipotetico, un bambino, e poi si chiede: e tu che faresti? Così c'è un'immagine di cosa farebbe un bambino ipotetico e di cosa farebbe lui. Bene, allora mi era venuto in mente di andare a esaminare meglio questi dati e dire: ma i bambini che hanno una maggiore intelligenza rispondono meglio in termini di adattivi e quindi rispondono meglio alla capacità di superare queste sensazioni difficili dovute alla separazione? Bene, la cosa estremamente interessante dalla quale poi siamo ripartiti, perché per noi è stato un punto veramente, veramente importante, è che l'intelligenza è risultata essere un fattore discriminante quando si parlava del bambino ipotetico, ma non quando si parlava di sé, cioè si splittava, no? Allora avere 120 di QI faceva sì, dice, cosa farà il bambino che i genitori vanno via? Andrà dalla nonna e si farà fare la cioccolata, no? Cioè, tu che faresti? Ma rimango per terra e piango per 7 giorni, no? Allora, questo dato è straordinariamente importante, ci fa capire perché il bambino plus dotato è una risposta a quella insegnante che mi aveva chiesto questo qualche anno fa, dice: ma perché se è intelligente va sotto il banco? Perché se gli chiedi ma che si va sotto il banco, quello ti dice: ma assolutamente no.
però lo dice da sotto il banco, esattamente, questo è il punto, no? Cioè sul mondo interno l'intelligenza non ha nessun potere, altrimenti non si capirebbe, scusate, detto umanamente, com'è che siamo tutti pieni di problemi, perché non è che siamo tutti sotto la media intellettiva, no? Cioè non è che fare il ragionamento ci fa stare meglio, noi quante volte abbiamo capito tutto però stiamo nei guai. No, perché? Anzi, peggio, perché dice non sono riuscita neanche a cambiare una virgola. Ok. Come no? Prima la domanda sulla sportella di ascolto, anche se so che se ne va la domanda. Tutto è giusto. Però io la domanda la faccio tutto, visto che la dottoressa ne ha parlato. Sì, io adesso parlavo del servizio scuola per i pazienti. Esatto, quindi alle domande degli insegnanti, quindi risponderete voi dell'Istituto di Ortodontologia, però mi sembra di capire che se l'insegnante chiede dei suggerimenti per delle strategie. No, aspetti. No, aspetti, io stavo spiegando e ho aggiunto, questo modello è il modello che noi abbiamo da sempre, per cui abbiamo sempre restituito all'insegnante, guardate, questo è un bambino intelligente, questo. Per quello che riguarda i plus dotati, ho aggiunto prima, naturalmente ci sarà tutto quello che abbiamo detto del rapporto con le scuole, entrare in rete, e allora si usufruirà dei programmi di Pavia che sono dettati da lì per tutto quello che è, tutto quello di cui ha parlato la Zanetti stamattina. Ciò non toglie però che se noi abbiamo il bambino seguito clinicamente, continueremo ad avere la nostra metodologia di lavoro, per cui se l'insegnante ha bisogno di dire ma in questa settimana il bambino è agitatissimo, ci dà un consiglio, noi continuiamo ad averlo attivo su tutto ciò che attiene alla problematica del bambino per quello che riguarda la terapia. Tra l'altro è chiaro, soprattutto per esempio considerate, ci sono delle volte che noi chiediamo espressamente all'insegnante di tenerci proprio informate anche per verificare cosa il bambino porta in terapia e cosa il bambino porta a scuola. O se no si fa il monitoraggio, però non volevo sovrapporre, tant'è che dicevo poi per ciò che attiene alla didattica dei plus dotati si farà riferimento a quello. Grazie.